E amici e amiche di Master Toy, bentornati sul canale di recensioni. Ebbene, se ancora non l'hai fatto, iscriviti a questo canale, condividi e commenta con noi quello che andremo a vedere oggi. Ebbene, amici miei, l'anno è passato e un prodotto che sicuramente è stato tanto tanto discusso da tutti quanti è il famoso Gordian della Bandai. Ebbene, mi sono riservato un tempo veramente grande per valutare questo prodotto e vederlo in ogni dettaglio. Io vi posso dire che, per quello che è la mia esperienza, questo robot ha certo dei piccoli difetti, ma è tutto così bello anche nel fatto della basetta, della box prestigiosa e di tutto quello che poi avete tra le mani, che in fin dei conti quelli che sono stati i difetti per la maggior parte degli altri recensori, magari li ho visti anch'io, ma vi posso dire che visto nell'insieme mi ha lasciato molto soddisfatto. Ed è proprio per questo che ti dico, rimani collegato fino alla fine di questo video per scoprire quello che ancora non sai di questo GX. Ebbene, cari amici, detto questo, salutiamo tutte le persone che ci supportano, a partire dal canale di Goking, che vi invito anche ad iscrivervi alla pagina on Facebook, e poi seguite il caro amico Davide Overpower su Master Toy Live e Master Toy Shop. Mi trovate on Facebook, oltre ai canali Instagram. Detto questo, si va a spacchettare. E senza indugio andiamo subito a parlare della box, una box unica, bellissima ragazzi, fin dalla scritta Gordian in materiale olografico e poi sulla parte laterale ancora scritte Gordian, tutto completo, ma nella parte posteriore è dove vediamo il bello del nostro contenuto, perché tutte le armi, la basetta e quanti posing che possiamo fare con un prodotto di questo tipo. Ragazzi, la box vi garantisco che è unica, per questo GX 95 non si sono risparmiati, è un fuori misura. Guardate che bella la basetta, all'interno del contenuto svariati blister con tantissimi accessori che oggi li vedremo proprio tutti quanti. Tantissime coppie di mani, i missili, la spada solare, le armi del Protisser, le armi del Dellinger e del Garbin, insomma, veramente tutto quello che ci si può aspettare da un prodotto di questo tipo. E anni che volevamo un Gordian di successo, c'è qualche piccolo difetto, ma vi devo dire che si vede sforzo di Bandai di creare un prodotto completo. Qua un po' di storia, grazie al libretto illustrativo, ci ricorda come questo Gordian si è evoluto nel tempo. Pronto abbiamo il Marusam e il CMS, che a mio gusto personale non hanno fatto un prodotto dalla qualità eccelsa. Guardate quanto è bella la Pantera Clint, vi ricordo un Pantera Cyborg, il nostro Daiago. Ebbene, il protagonista del cartone animato può, oltre a essere utilizzato poi all'interno del Protesser, anche compiere svariate evoluzioni. Infatti, ha molti perni che gli permettono tantissime evoluzioni. Allo stesso tempo, il Protesser può compiere anch'esso tantissimi movimenti. Però è chiaro, dobbiamo essere delicati, visto che purtroppo Bandai ha lasciato questi spazi così aperti e a vista, uno dei maggiori difetti di questo prodotto. I materiali che compongono il Protesser, a mio avviso, sono leggeri, ma non sono di così bassa qualità come la maggior parte delle persone hanno indicato. A mio avviso, la leggerezza è dovuta anche al fatto che, essendo un robot a matrioska, non volevano compromettere troppo le articolazioni del prodotto una volta assemblato tutto insieme. Se proprio dovessi trovare dei difetti, li potrei trovare sul Dellinger, in quanto le colorazioni biancorosse non gli conferiscono quell'aspetto di metallizzato che magari poi
troveremo appunto sul Garmin. Ed è, credo, proprio questo che ha fatto storcere il naso ai più, a parte sempre questi buchi così pronunciati. Purtroppo sul Baikonur era stato fatto un ottimo lavoro, infatti c'erano delle anime da inserire all'interno di colore nero, bastava rifarle magari in colore bianco. Questo non è stato fatto. E quindi la noncura da parte di Bandai di effettuare una colorazione metallizzata e allo stesso tempo una scelta dei materiali così leggera ha portato i più a storcere il naso. Per il resto, a livello articolare, sono resistenti, ragazzi, quindi difficilmente vedrete rotture in questo robot. Chiaro, dovete seguire le istruzioni e montarlo come descritto. La parte bassa del Garmin è in metallo, come anche il punto vita, il bacino e anche la parte sopra delle spalle arrotondata e anche il petto. Le articolazioni in questo caso hanno dei movimenti e dei margini più ampi. Questo non vuol dire qua che il robot, una volta assemblato tutto nella forma finale Gordian, possa compiere i movimenti in una maniera così semplificata come li state vedendo in queste immagini. Pertanto è sempre consigliato la massima delicatezza. Ok, anche la parte superiore è in diecast qui nelle spalle, però purtroppo abbiamo sempre questo brutto difetto di questi spazi così a vista. Ricordate anche che avete ben due visi differenti, sia uno per l'anime version e sia uno appunto che si vedeva nel proseguimento del cartone animato. C'era un cambio di viso e anche qui appunto ne avete due per poter scegliere qual è il vostro preferito. E eccola la combo finale del robot Matrioska, il Gordian nel suo splendore finale e nel suo aggancio completo. Vi ricordo che nell'anime Dayago poteva controllare questi robot in maniera indipendente grazie al potere dell'energia telepatica. Il robot, sotto l'aspetto del peso, non delude di certo. Per quanto riguarda il Garmin, siamo a 876 grammi, per un'altezza complessiva di 34. Ragazzi, sta persino bene vicino alle versioni deluxe, quindi i vari DX. Poverino, il Dellinger ne fa soltanto 82 e ecco i primi problemi. L'altezza invece è un 23. Per quanto riguarda l'altezza, quindi niente male. Il problema è che se poi andiamo sul protester parliamo di 26 grammi per un'altezza complessiva di 14. Anche il Dayago pesa 4 grammi e nella sua altezza arriviamo, sì e no, a 8 centimetri. Vi spiegavo, la leggerezza di questo robot è dovuta anche al fatto che poi dovrà unirsi e formare un unico robot, il Gordian. Di sicuro di questa produzione il pezzo memorabile è Dayago e Clint, uno spettacolo assoluto. Tra le passioni di Dayago, il nostro protagonista dell'anime, sicuramente ricorderete il football americano. Ecco perché l'arma del Protesser è appunto una palla da football e poi uno spadino che ricorda molto un fioretto che potete agganciare sopra questa palla.
Allora, il secondo robot dell'incastro bionico ha come dotazioni l'ascia iperatomica, la mazza ferrata e la spada, fatta eccezione però della mazza ferrata, che non è in questo set. A sua volta, il Dellinger può essere combinato con il Garbin per effettuare la trasformazione finale del Gordian. Visto così, il Gordian chiaramente ha pochi difetti. Iniziamo a coprire tutti quei buchi a vista che aveva molto in evidenza, ma rimane un po' d'amaro in bocca in quanto i colori interni del Dellinger si vedono appunto al proprio interno. Il set di armi invece è eccezionale. Abbiamo infatti la lancia disintegrante usata appunto nel combattimento corpo a corpo, la spada solare, spesso usata come arma risolutiva, e poi l'arma più importante del cartone animato, a mio avviso, il manubrio multiuso. Infatti, può compiere innumerevoli evoluzioni. Vi ricordo che quest'arma multiuso veniva donata dallo zio che era morto in una puntata dell'anime. Infatti, quest'arma prende anche il nome di manubrio multiuso di Gen. Può appunto trasformarsi in una daga, in uno scudo, ma anche in uno scudo lanciamissili iperbarico. Tra le armi abbiamo addirittura la lancia a raggio termico che veniva appunto utilizzata i due spuntoni sulla testa, poi il keraton accecante, sempre che arrivava e derivava dagli spuntoni sulla testa, e per finire i missili podalici che uscivano appunto dalle gambe, nella parte degli stinchi. Se usiamo un po' di immaginazione, in questa configurazione della daga inserita nello scudo, devo pensare all'arma dalla potenza laser. Anche da dire che i pugni atomici si staccano proprio per ricreare quel colpo. I robot nell'anime potevano anche effettuare un corpo risolutivo, che era la superenergia solare, data dall'unione dei tre robot insieme, avvolti da un vortice di energia. Un cenno storico: vi ricordo che Gordian è un cartone tratto da l'omonimo manga, appunto prodotto da Yamamoto tra il 78 e il 79, è atterrato da noi nell'81. Vi ricordo che Dayago è figlio di Otaki, una super intelligenza artificiale, dopo che appunto il padre è morto, e Victor City è la città dove si svolge il nostro cartone, che è stata invasa dagli alieni Modokter, capitanati dal nemico Gran Maestro Dokuma, che erano due occhi fluttuanti appunto nell'etere. Dayago, oltre al suo amico Clint, la pantera cyborg che lo aiutava, aveva anche il supporto della sorella Saori, che in una puntata proverà a pilotare il Gordian. Da notare che la passione di Dayago era appunto il football americano, tanto è vero che il Protesser, che era quello che utilizzava nel scontro iniziale,
ha appunto questo elmetto da giocatore di football, oltre appunto le armi che ricordano quelle della palla di un giocatore di football. Lo spettacolo massimo si raggiunge quando andiamo a inserire ogni cosa nella basetta. È veramente enorme, prende uno spazio esagerato, tutta una Dedolf, e nella combinazione di tutto l'insieme è uno show infinito. Infatti, sentirete questa presenza come se fosse quella di un DX. Ad oggi vi dico che a mio gusto è il miglior Gordian che io abbia mai visto. Ero con le mascelle a terra quando ho visto le prime immagini del Tamashii Nation e non vedevo l'ora di metterci le mani sopra. Chiaro, qualche cosa, specialmente nei movimenti, mi ha lasciato un po' deluso. Anche questi purtroppo spazi così evidenti e i colori che si vedono poi nella parte sottostante. Quando li andate poi a dividere tutti quanti, chiaramente si perde qualcosa, e sì, era proprio da aggiungere quelle anime che abbiamo viste nel Baikan Fu. Avremmo avuto sicuramente il Gordian definitivo. Speriamo in una versione R al più presto. Io sono rimasta comunque entusiasta e credo che questo robot lo terrò proprio per tanto tempo. Non mi importa in fin dei conti di una versione R. Questo è il Gordian che volevo, a me piace così, pertanto io gli do un voto di 8,5. Non ne siete d'accordo? Beh, commentatelo come meglio credete. A presto, guys!